signori, è per me una vera mission impossible presentare l'ospite. Ma faccia lo spirito, vada dritto. Senza... Era una battuta. Io gli levo il permesso di soggiorno, no, già glielo ho detto. No, forza, vabbè. Su, via. Signore e signori, ecco noi Giuseppe Puddu Junior! Sì! Eccolo! Che è successo? Come sono a rischio stamattina? Ehi, oh, che è successo? Sta bene, che è successo? Eh? Eh? Che è successo? No, no, tutto bene, che quando vedo le scale io le sto scendere solo così, quindi... Ah, ah, non... si è fatto male? Ma va, il pericolo è il mio mestiere, si immagina. Sì. Ecco. No, mi fa un po' paura. Prego, se ci riesce, si accomodi. Volentierissimo. Sì. Allora, siamo qui per... Che fa? Che? Cosa? So chiodi questi, sì, qua. No, ma stai tranquillo, sono solamente esercizi che noi facciamo, noi stuntman, per stare in allenamento, diciamo. Ecco, tutto qua. Ma ci si siede sopra? Ma certo, ma che problema c'è? Ma so duri, so... No, va. Mi fanno male? No! Sta facendo venire un po' d'ansia. Sicuro? Sì, sì. Allora, signor Puddu, io comincerei con l'intervista, se crede. Subito però, sì, sì, volentieri. Sì. Allora, come è diventato stuntman? Ma guardi, è una passione che i miei genitori mi hanno detto che io praticamente ho manifestato fin da piccolo, insomma. Ah, in che modo? È nel senso che io sono caduto dal seggiolone che non avevo neanche un anno, e quindi niente, anzi ho anche una foto, dovrei aver portato, ecco, vede, lì. Eh beh, ma il seggiolone però è vuoto. Per forza, sono cascato di schiena, il mio primo trauma cranico, sono sotto, io non si vede. Ah. E in quella situazione si è fatto male? Moltissimo, sì, moltissimo, appunto il mio primo... trauma cranico, fortunatamente, e così insomma, lo ricordo anche con un po' di nostalgia questa cosa, sì, qui, bei tempi. Sì, la cosa adesso che un po' mi dispiace è che i ragazzini oggi, insomma, con tutte le misure di sicurezza che ci sono, no? Praticamente i coltelli con le punte smussate, le prese salvavita, ci sono i blocca cassetti, gli smussangoli, quindi non fanno più questa esperienza, e questo è un peccato perché è un po' una tradizione che si sta perdendo! Però scusi, insomma, queste protezioni che noi mettiamo servono proprio, paraspigoli e quant'altro, servono per proteggere i bambini proprio certo, dal farsi male, dagli incidenti, ecco. Ma dico, oltre al seggiolone gli è successo altro? Sì, sì, beh, io a 6 anni mi sono dato fuoco al piede un paio di volte. Sì. E poi da ragazzino ho cominciato a fumare i raudi. Cioè i raudi petardi? I petardi, cioè le sigarette fanno male, non è bello. Sì, insomma. È meglio i raudi, sì, certo. E quindi niente, scolavo la pasta con le mani, fermavo il ventilatore con il pube e io le unghie non me le tagliavo, le spezzavo proprio, capito? Mamma mia, beh, non... mi fa un po' impressione. ci racconti come è approdato ad Hollywood? Ma un po' per caso, un po' per caso, sono stato molto fortunato. Sai quando ti trovi nel posto giusto al momento giusto? Sì. Quindi... Cioè? E io praticamente ero sulla Sunset Boulevard, no? Questo grandissimo stradone, sì, di Los Angeles, famoso. Stavo attraversando e un deficiente mi ha messo sotto con la macchina, sai chi era? Chi era? Tom Cruise. Ah, davvero? Quando si dice il culo, insomma, quindi è così. E praticamente sono andato in ospedale, sono uscito dal coma, sono stato 35 giorni in trazione. Sì. Lui è venuto a trovarmi tutti i giorni e da lì siamo diventati grandi amici. E lì è partita la grande storia. Ah, insomma, vedi, che fortuna, diciamo, insomma. ma lei è sicuro, sta bene? Sto benissimo, grazie. Sì, ma perché ce n'ha una decina. Neanche li sento. Senta, parliamo un attimo del film che state girando a, sì, Roma, sì, 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 proprio con Tom Cruise. Sì, esatto. Ecco, questa è una foto di voi due, esatto, insieme. Sì. Che vi, io vede... sono quello a destra, eh? Sì, beh, sì, lo vediamo, insomma. Tom Cruise è quello a sinistra, invece. È chiaro, siete in due, c'è uno a destra, no, l'altro... lo dico semplicemente perché quando giro per strada molti mi scambiano per lui, allora lo dico, lo volevo specificare. Beh, vi scambiano, cioè, scusi, dalla foto non è che, se, non è lei che mi somiglia, vede, tanto. Ma mi vede senza maschera, quando indosso la maschera di Tom sono praticamente uguali, ho portato una foto per farvi vedere, vede, sono praticamente uguali. Ah, in effetti uguali, sì, la somiglianza, siete, sì, sì, due gocce d'acqua. Lei l'ha mai visto dal vivo, Tom? No, cioè... È un barattolino alto così, insomma. Sì, non è so che, so che si intuisce dalla foto che le proporzioni... No, no, lo dico con affetto, un po' basso, insomma, sì, però... No, perché poi, insomma, lui è a questo... Lei non si è mai chiesto perché lui sembra molto alto nei film? No, perché se vede me capisce, capito? Ah, certo, l'arcano è svelato, io quindi, facendo da... È chiaro che la proporzione aumenta, va bene. Noi sapevamo che Tom Cruise non usa...
Tutto a posto? Sì. Sì. Dicevo, noi sapevamo che Tom Cruise non usa la controfigura, no? Certo. E ha dichiarato più volte che fa tutto da solo, anche le scene più pericolose. Lo dichiara lui, lo dichiara per fare il fenomeno, sì, con le ragazze. Sì. Perché lui nei film fa tutte le scene da duro, le parole da duro le fa lui. Dopo invece, quando c'è da prendere le mazzate, arrivo io, sono io che vengo gonfiato come una zampogna, non lui. Non è lui che si butta dai grattacieli. Ma va, ha paura lui, eh. Lui soffre di vertigini, non si è mai salito su un grattacielo. Se metti una scala, lui al secondo gradino già inizia: aiuti Pudu, aiuti mia amica. Non caga sotto quello lì. Non caga sotto, vabbè, insomma, io mi crollo un mito perché io credevo tanto. Però adesso le corse in macchina, i testacoda. Ma quali testacoda? Ma quale corse in macchina? Una volta è venuto con me a fare una scampagnata, eravamo su una statale dritta, c'erano tre semafori e ho vomitato tre volte questo qua. Ma va, sa come guida lui. No, lui guida con tutto il sellino avanti, il sedile avanti, attaccato proprio poi con le manine al volante, sfolla sempre. Perché non ci arriva con i piedi. Ah, ecco. Lui poi mette il limitatore di velocità fisso inchiodato sui 110. Sì. Infatti, come lo chiamiamo noi stuntman, Non saprei. Tom Cruise Control lo chiamiamo. Ah, ecco. Sto sfigatone. Mi sembra un po' un tantinino arrabbiato, ha detto invece che gli vuole bene. Gli voglio molto bene, sì, lo dico così, insomma, in amicizia lo chiamo così praticamente. Ci racconti qualcosa allora, tipo l'inseguimento per esempio sulla Fiat 500 gialla per le strade di Roma che abbiamo visto in tutti i video, l'avrà fatto lei? Sì, certo che l'ho fatto io anche qui. Una produzione multimilionaria che può avere tutte le macchine più belle, Aston Martin, Range Rover, Ferrari, Maserati, vanno a prendere una 500. Chi l'ha scelta? Tom Cruise. Sto cretino l'ha scelta, perché un puffo, lui sta comodo dentro, capito? Lui quando guida si mette lì, insomma, e fa, poi lui non guida veramente, lui fa... fai rumori con la bocca. Quando devo entrare io cerco di tirare dietro il sedile, lui lo fa saldare in modo che non si muova. Io sono con le ginocchia al mento, praticamente sono dentro come della scatola, cioè come una carne in scatola, ma sostanzialmente. Pensate, vedi, tante volte. Senti, mi scusi, per curiosità mia, sì, ma a lei quanto la pagano? Poco, a me pagano veramente poco. Io ho scoperto quanto pagano, lui prende $10,000 a parola, cioè io ho fatto questo conto. Ogni parola che dice, lui guadagna $10,000, se si può. Ma pensate, e invece a lei come la paga? A me pagano tramite un tariffario. Io se mi spacco una mano sono 1.000 euro, il polso 1.500, braccio 2.000, spalla 3.000, traumacranico 3.500. Quindi a salire è una bella cifra. Sì, ma se ti rompi qualcosa, altrimenti non prendi niente. Ah, certo. Infatti mi controlla, noi stanno attenti che non mi rompa qualcosa apposta per farmi pagare. Chiaro. Tal proposito, stasera non c'è nessuno della produzione del film che mi controlla. Le chiederei una cortesia. Gentilmente mi spezzerebbe un braccio, un colpo secco, una roncolata in testa. Quello che a lei riesce meglio, quello che a lei viene meglio. Ma non me può chiedere ma non lo posso fare. Faccia, mi fa una cortesia, davvero. Ma non glielo posso fare, io vabbè, allora, ma ci vedono tu. Tanto lo faccio da solo, vado su in camerino, mi schiaccio le dita nella porta, non è un problema. Non mi mischia a me in queste cose, mi denunciano. Ma mi metta sotto con la macchina, aspetto che finisca la puntata, mi nascondo nel buio, lei esce, fa retromarcia, una bella botta, tanto sono io che riparo la macchina tra il muro, via tranquillo, non è un problema. No, guardi, poi mi metta l'assicurazione, non mi metta in questa situazione, è una cosa fuori legge, veramente, guardi, lasci fare. Senta, che ora passa l'autobus qui? L'autobus, che autobus? E adesso dalla produzione le faccio prendere un taxi. No, mi creda, guarda che se mi prende un autobus, mi prende bene bene, mi fa molto più male. Quindi, Io la saluto, grazie per questa... sì, guardi, il chiodo, il ricordo. Grazie tante. Vuole un aiuto? L'accompagno? L'accompagno? No, vado io, grazie. Un applauso e un grazie di cuore ad Alessandro Betti che ha interpretato lo stuntman. Grazie per tutti questi personaggi, grande compagno di viaggio.